E grazie per aver aperto questo video. Questa è la mia prima meditazione in questo canale YouTube. Quindi prendiamola come una prova. Un esercizio di inizio, un allenamento al relax. Ti chiedo se ne hai la possibilità di accendere una candela prima di iniziare tutta la nostra meditazione. Se ne hai bisogno, metti in pausa il video e metti dei vestiti comodi. Scegli una posizione comoda, soprattutto se non sei pratico o pratica di queste meditazioni. Puoi rimanere sdraiato in piedi, a terra, a testa all'ingiù, come il tuo corpo sente e preferisce. Non chiederti quanto tempo servirà per rilassarti. Non chiederti quanto tempo durerà la meditazione. C'è la mia chihuahua che sta bevendo acqua. Chiediti se è il momento giusto di fare questa meditazione. A volte capita che ci costringiamo a fare delle meditazioni anche se non è il momento giusto, rischiando però di arrivare un risultato ancora più nocivo per noi. Ascoltati, chiediti se questo è il momento giusto per fare questa meditazione. E se non dovesse essere il momento giusto, falla ripartire un'altra volta. Nel mondo olistico, nel mondo esoterico, nel mondo sensitivo, non si forza mai nulla. Ora ti lascio qualche istante dove starò zitta per prepararti. Ti chiedo di bere un sorso d'acqua, accendere una candela luminosa con una luce tenue. Cerca di chiudere le tapparelle. I balconi, scegli un posto super rilassante per te. Vestiti comodamente e fai tre bei respiri profondi.
profondi. Ti lascio qualche istante. Quando avrai fatto tutto questo, io tornerò da te. Nel frattempo, ti lascio la musichetta rilassante che ti guiderà in questo. Potrei tagliare in questa meditazione tutti quei piccoli momenti frammentati dove si sentono le zampette della mia cagnolina. Ma il fluire della natura è fatto anche di questo. Quindi, se i suoi suoni non disturberanno particolarmente, anche in fase di montaggio la lascerò. In questo momento Lilla sta rosicchiando un ossetto. La lascerò libera. Se sentite mangiucchiare, è lei. Lasciamola fare. Non blocchiamo la sua natura. Benissimo. Adesso ti chiedo, hai fatto fatica a fare quello che ti ho chiesto? Ti sei sentito o sentita spaesata in un mondo non tuo o ti è venuto facile farlo? Se ti va, fammelo sapere nei commenti. La cosa bella è che la meditazione è un processo. Ne sei già dentro, ne fai già parte. Oggi ti faccio fare un viaggio. Un viaggio semplice, breve, ma molto penetrante per te. Dove ti porterà, che risposte ti darà, che benefici ti trasmetterà, lo scoprirai alla fine di questo video.
ti dico un'ultima cosa, prima di terminare la meditazione, se hai piacere, puoi fammi sapere nei commenti che cosa è successo nell'isola, che sono curiosa. Facciamo tre bei respiri grandi, grandi, grandi e profondi. Immagina di essere una sirena o se sei un uomo, un re del mare. Nel mio canale YouTube, Annina, sono seguita da persone di tutta Italia e dall'estero. Ti chiedo di pensare al posto in cui vivi e dove ti trovi. Recati con l'immaginazione nel porto o nella spiaggia più vicina al tuo paese. Se sei una donna, ti chiedo di immaginare di indossare il reggiseno nelle gambe. Possiedi la coda da sirena. Se sei un uomo, ti chiedo di prepararti a tuffarti tranquillamente a petto nudo, mentre al di sotto del tuo corpo possiedi una coda da re del mare. Chiedo adesso, quando te la sentirai, quando è il tuo momento, quando pensi che sia giusto per te, di tuffarti nel mare e di iniziare a nuotare il più a lungo possibile e più in profondità possibile. Non chiederti dove ti sto portando, non chiederti quanto tempo dovrai ancora nuotare, chiediti che cosa succederà una volta giunto o giunta a destinazione. Ad un certo punto, nell'oceano del mare, tutti voi che state ascoltando questa meditazione e tutta l'energia universale che si sta allineando in questo momento vi porta ad arrivare in una piccola
grande isoletta. Voi non entrate in questa isoletta attraverso la terraferma. Questa isoletta è fatta a forma vulcanica . Possiede una grandissima radura e al centro di essa c'è questa piccola forma conica con all'interno una piscina marina. Se una persona arriva in barca, accede a questa piscina blu naturale da una piccola grotta con una porta realizzata con delle foglie che fungono da tenda, mentre per tutti gli elementi e le figure del mare l'accesso è consentito solo ed esclusivamente dall'acqua. Voi sirene o re del mare, nuotando piano piano, canalizzate le vostre spinte, le vostre nuotate verso questa piscina blu naturale. Al di sotto di questa forma conica e vulcanica che possiede questa piccola grotta, e da sotto l'isoletta attraverso l'acqua, a differenza degli umani, giungete in questa piccola grotta, in questa piscina naturale, attraverso l'acqua. E una volta arrivati, appoggiate le braccia sul bordo di questa piscina naturale e lasciate la coda libera di sguizzare nell'acqua. Le pareti sono cristallizzate, la luce è sfocata, la piscina naturale blu è di piccole dimensioni. A destra vedete questa porta realizzata con le foglie, con una tenda di foglie, e voi siete esattamente al centro, dove dall'unica apertura in alto, dal cono luminoso che arriva da lassù, riflette sulla piscina blu naturale la luce della luna. Voi siete arrivati in quest'isola per ottenere quello che la natura oggi vuole donarvi. Ora lasciate andare tutto, pensieri, ansia, preoccupazioni, corpo pesante. Appoggiate semplicemente le braccia a bordo di questa piscina naturale, chiudete gli occhi. E quando è il momento, senza fretta, senza tempi, io ora ti lascerò solo. Concentrati, fai dei bei respiri e rimani in ascolto. Prova a sentire
se arrivano parole, immagini, colori, risposte, suoni, flash, concetti che non ti sono chiari. Qualsiasi cosa ti dovesse arrivare. Va bene. Se non dovessi riuscire a visualizzare nulla, non forzare, mentre in caso contrario, ricordati quello che ti è arrivato. Ti lascio solo o sola, respira, lasciati andare e accogli quello che la natura oggi vuole portare a te. Lasciati andare, aspetta, sii paziente e fiducioso che il messaggio arriverà. Se non è arrivato nulla, non ti preoccupare. Vuol dire che non era il momento giusto o la meditazione giusta per oggi, per la tua anima. Mentre, se ti è arrivato qualcosa, cerca su Google, parlane con me nei commenti, riflettici a fondo, perché potrebbe essere il segnale, una risposta. Un'indicazione, un piccolo suggerimento della vita per una questione alla quale tu avevi bisogno di sentire questo messaggio oggi. Lascia andare il controllo, lascia andare la paura, lascia andare la delusione, la tristezza. E ringrazia le tue gambe, la tua coda, il tuo cuore, me, Annina, la natura e l'universo per questo regalo che ti è stato fatto oggi. Io ti mando un super bacio, un mega abbraccio. E ti aspetto qui quando vorrai a
alla tua prossima meditazione.